Ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati qui sul mio canale, benvenuti in questo nuovo episodio, il 16° di carriera. State tranquilli, la facecam c'è, non l'ho messa in questo inizio perché era una parte di video in cui vi dicevo determinate cose che però sono cambiate, quindi mentre voi vedete un attimo il gameplay, quello che è successo prima di andare a giocare le partite di oggi, vi dico un po' quello che devo dirvi. In particolare vi chiedo scusa perché non avrei voluto farvi aspettare tutto questo tempo per far uscire questo episodio, ma purtroppo non è stata... E non è stata colpa mia, nel senso che sono stato male, quindi diciamo causa di forza maggiore. E comunque vi invito anche ad andare a vedere il video che è uscito ieri, quello di presentazione a questo nuovo torneo della Winter Cup, e soprattutto a vedere quello che uscirà domani, perché comunque è un video molto importante per me, ci tengo che lo guardiate. Quindi comunque intanto guardatevi questo, perché anche questo qui è un videone, quindi fidatevi che ne è valsa la pena aspettare. State vedendo in grafica le partite che dovremo giocare oggi, o comunque le avete già viste. Sono ben tre, quindi giocheremo contro l'Empoli in trasferta, contro la Fiorentina in casa e contro la Lokomotiv Mosca per l'andata degli ottavi di Europa League. Come vedete dalla classifica, sono due partite, quelle di campionato sulla carta semplici, perché comunque giochiamo contro due squadre che intanto ci sono sotto in classifica, ma anche di tanto, in particolare la Fiorentina che però sembra un po' in ripresa. Leggermente, ma è sempre in zona retrocessione. Non bisogna però sottovalutare nessuno, perché sappiamo che fare un passo falso a questo punto potrebbe essere controproducente, perché poi la Juventus potrebbe tornare pericolosa e lo ha già dimostrato in passato. Detto questo, possiamo immediatamente andare a giocare in Toscana, questa trasferta che comunque sarà insidiosa, contro l'Empoli. Scelta di tre pali, difesa a 4 con Florenzi, Manolas, Castagna e Anocic, centrocampo totalmente rimaneggiato con Ucan, Wenger e Benassi, il capitano che torna con la fascia titolare alle spalle delle Pipita, Higuain. Saponara qui riceve, rientra su Manolas, attenzione che va via, Saponara in aria, salta Wenger, la mette dietro per Maiello che arriva a concludere e porta in vantaggio l'Empoli, gran destro sul primo palo, nulla può fare Wojciech Szczęsny, poteva fare invece tanto la difesa della Roma. È un gol fotocopia a quelli che stiamo prendendo ultimamente, l'avevo già detto nella trasferta in Olanda di Europa League, avevo detto veramente la stessa frase, purtroppo è così, Roma che deve migliorare dal punto di vista difensivo, perché sì, ha preso pochi gol, ma poteva prenderne anche di meno, perché quelli che ha preso sono stati molto stupidi. Quindi brutta ingenuità difensiva della Roma che concede campo a Saponara, che fa 2-0, Roma completamente in bambola in questa fase. Un pallone sciocchissimo, guardate come l'abbiamo perso. L'Empoli punisce, non ci grazia, ed è 2-0 per i toscani. Roma sembra rimasta in Europa League. Anocic trova uno spunto interessante, quindi serve Higuain, gliela dà addosso. Il Pipita può provare a calciare, preferisce Salah. Calcia lui a giro, Skorupski ci mette le mani, calcio d'angolo, il primo per la Roma. Squadra giallorossa che finalmente si affaccia dalle parti di Skorupski. Ora Ucan, non si capisce però con Benassi, schema che fallisce e quindi riparte. L'Empoli, c'è il capitano che si sovrappone, anzi si tratta di Benassi che poi frena molto bene, sovrapposizione di Florenzi, servito, Higuain, va dentro ancora Florenzi, col tacco tocco per Benassi, azione interessante della Roma, Totti, alla fine va da per Salah, sta partendo Wenger, grande azione della Roma, con Wenger che ci ha messo la testa, Skorupski anche, e quindi calcio d'angolo per la Roma, il secondo per i giallorossi. Ancora Empoli, Pucciarelli per Maccarone, finta di destra e va sul sinistro. Cerca di metterla in mezzo Ucan, poi Benassi, la palla resta lì, la conclusione che arriva, Manolas a salvare. Zambelli, la pressione di Castagna, è saltato con troppa facilità. Va sul fondo Zambelli, poi mette un pallone interno per Kroos, esce Szczęsny che riesce a portargli via il pallone, si è preso la squadra sulle spalle, Wojciech ha detto no, stavolta no. E attenzione che l'Empoli si scopre, quindi va in verticale per Salah, che però non ha la corsa e lo spazio per andare, quindi preferisce restituire alla Pipita, un pallone interessante, Higuain lo mette giù e salta anche l'uomo, arriva in zona di tiro, Higuain deve calciare. Può provare Higuain, ma è un passaggio a Skorupski. È chiaro che se poi quando abbiamo le occasioni calciamo in questo modo non è un bene. Finisce il primo tempo, la Roma è sotto di due gol in maniera non ingiusta ma inaspettata, perché comunque siamo stati colti di sorpresa da un grandissimo Empoli. Tonelli, la pressione del capitano che riesce a portargli via, che Totti in aria, può calciare o servire Higuain, sceglie la seconda e il pallone entra in qualche modo, secondo centro stagionale di Higuain. Ma soprattutto Roma che rientra in partita. Qui il capitano non se l'è sentita di rischiare, ha preferito l'opzione semplice, ma un rischio l'abbiamo corso lo stesso. Fatto sta che è 2-1 e questo è l'importante. Paredes, attenzione a rischio ancora, con Herrera che gliela porta via, c'è cioè Salah dentro, viene servito, Salah pallone un po' lungo,
deve comunque tenerla, ci riesce Mohamed che deve rigiocare dentro il suo cross per Higuain che non riesce a staccare in questa circostanza. Zambelli allontana Benker per Totti, può anche pensare al tiro, preferisce servire Benassi. Benassi se la porta in zona tiro, è partito Benassi in area di rigore, la finta di Benassi che riesce a tenere, la palla dietro per Salah che calcia e Tonelli fa il miracolo, riesce a corpo morto a ribattere la conclusione. La Roma ha avuto con Mohamed la palla del 2-2. Palla in mezzo intanto, attenzione all'Empoli, Roma scoperta, occhio a Saponara, Szczęsny, questa la prende, poi no sulla ribattuta, è 3-1 Empoli, aveva fatto il miracolo, ma segnano lo stesso i toscani. Non so che dirvi ragazzi, Empoli veramente che sembra il Real Madrid o la Roma che sembra il Cittadella, fate voi, una via di mezzo probabilmente. È anche vero che è una partita che ci sta regalando molte emozioni perché le due squadre sono molto lunghe, ci sono le occasioni da una parte e dall'altra, però veramente non ci graziano. Di testa Castan, mette giù Szczęsny che poi serve proprio il neo entrato Fekir che la gira per Higuain, sta andando dentro Szczęsny, grande azione della Roma con Szczęsny che dovrebbe trovare spazio per andare a calciare, non ci credo, si è divorato anche lui la palla del 2 a 3, ma non ci credo, aveva anche la palla sul sinistro, l'aveva anche sul piede buono. Alla fine Florenzi arriva a prendersi questo pallone e Roma che vorrebbe ripartire, no perché Savonara gliela riporta via, quindi serve Livaja, finale adesso classico con l'Empoli che tiene lì il pallone, ma finisce la partita 3-1 per la squadra di casa, una Roma che perde in maniera ingenua, perché comunque sì, una sconfitta ci può stare, ma l'approccio alla partita che non mi ha convinto. Loro hanno giocato un primo tempo da Real Madrid, un secondo tempo da Empoli, purtroppo noi nonostante un primo tempo da Cittadella e un secondo tempo da Roma, avendo avuto anche tantissime occasioni, non siamo riusciti a riprenderla. Una grande squadra non perde mai due volte di fila, proverbio giusto, proverbio che ha sempre dato ragione alla Roma fino a questo momento. Infatti i giallorossi hanno sempre risposto presente dopo le poche ma pesanti sconfitte dall'inizio della stagione. Ricordo Inter-Roma, posticipata da una vittoria nel derby in rimonta, tra l'altro per 2-1. Ricordo un Roma-Sampdoria 1-2 allo Stadio Olimpico, eliminazione ai quarti dalla Coppa Italia. Roma che ha risposto poi con la vittoria contro il Frosinone e ricordo nel passato più recente, Empoli-Roma 3-1, adesso c'è Roma-Fiorentina. Buona serata allo Stadio Olimpico e buon divertimento. De Rossi, Pjanic, aspetta Florenzi, lo serve adesso, da lì può anche calciare Florenzi, che vuole il destro, incrocio dei pali, un tiro pazzesco di Florenzi che è andato vicinissimo all'Eurogol, il pallone è stato colpito leggermente troppo sotto, traversa, non incrocio dei pali, ma comunque ci è mancato poco, e ci è mancato poco al vantaggio della Roma, praticamente al primo tiro verso la porta viola. Ora Błażejkowski salta Rudiger, arriva anche in zona tiro, calcia col sinistro, Szczęsny riesce ad allargare la traiettoria del pallone, poi Ilicic c'era in fuorigioco. De Rossi intanto, non la tiene lui, ma c'è Pjanic, Digne, un'occhiata in mezzo, alla fine preferisce andare da solo, trova ancora Pjanic, dimostra di avere un gran tiro Pjanic, Tatarusanu, e poi Astori, senza fidarsi perché alle spalle arrivava Higuain, mette il pallone in calcio d'angolo. Pjanic ha dimostrato di avere una gran conclusione, ha provato a farcela vedere qui, ha messo comunque in difficoltà Tatarusanu. Ora Nainggolan, mette giù, non può più calciare, ci prova lo stesso con deviazione e Tatarusanu, con un tiro che sembrava meno pericoloso di quanto si è rivelato, riesce comunque a toccarla sull'esterno. Insiste la Roma con Nainggolan, ma era l'ultimo atto del primo tempo. È una partita strana perché la Fiorentina nel complesso ha giocato meglio. Fiorentina che, come dicevo prima, nonostante la sua posizione in classifica, zona retrocessione, viene all'Olimpico e se la gioca. Per quanto riguarda invece la Roma, bisogna fare di più perché comunque sì, abbiamo calciato più volte, ma sono stati tiri un po' casuali. Bisogna costruire più gioco e più possesso palla, quello con cui dovremo giocare. Entrano Thiam e Sofiane Boufal. Adesso lo dico così, nei commenti ditemi quello che volete ragazzi, però sta di fatto che effettivamente Boufal non si può sentire. In più appena voi mi avete detto che la pronuncia era in quel modo, senza esitare, non è che dico no, non ci credo, l'ho pronunciato in quel modo per un po' di partite fino a quando poi mi avete fatto rivenire il dubbio, a questo punto vado per esclusione, direi che Boufal è un nome più francese e sicuramente più orecchiabile. Ma comunque cominciato il secondo tempo male per la Roma perché attacca subito la Fiorentina con Babacar che trova il gol dell'1-0, neanche il tempo di fare un taglio in questo secondo tempo perché la Fiorentina passa subito in vantaggio. Campanello d'allarme quello di Empoli, era la domanda del primo tempo. La risposta è sì, perché la Roma continua a subire gol, la Roma continua a non giocare il proprio calcio nel modo migliore. Una Roma che spero non si sia adagiata dopo la vittoria in Europa League, perché sarebbe veramente sciocco visto che siamo ancora a metà stagione. Lo mette in mezzo il pallone, alla fine Castan chiude, Thiam per il contropiede, riesce a servire
Salah, e quindi no, che vuole distendersi. Arriva centralmente Buffal, subito in verticale per Higuain, ha la possibilità il pipita che vuole costruire, c'è il marchio Buffal, lo sale Higuain, va col sinistro sul fondo, sul fondo prontamente, continuiamo a sprecare le occasioni. Qui attenzione a Kalinic che praticamente si passa il pallone da solo, poi Vigic finta il tiro, va da Pasquale che calcia in porta e la Roma ringrazia perché sotto porta si è divorato la palla del 2-0. Ora De Rossi riesce a metterci la punta, Higuain anche per Buffal che entra in area, Buffal deve segnare qui, prova col sinistro palo della Roma con Sofian che è anche sfortunato oltre ad essere impreciso come abbiamo visto prima. Roma un passo dall'1-1 e qui veramente in maniera clamorosa il secondo legno colpito in questa partita c'era stato sullo 0-0 la traversa di Florenzi. Qui Pasquale torna da Badel, però Pasquale, De Rossi a dar fastidio, la tiene Pasquale, partita che secondo me finisce qui anche. Badel intanto va contro Szczęsny, la mette in mezzo, la porta è vuota. Kalinic, Vigna, ancora Kalinic per Ilicic. L'arbitro che continua a far giocare. Pronto Szczęsny al rinvio. Rilancio di Szczęsny verso Higuain, che non prende neanche questa di testa. Finisce 1-0 per la Fiorentina. Roma 0, Fiorentina 1. Questo è il verdetto dell'Olimpico. Un verdetto amaro, un verdetto che farà riflettere. Campanello d'allarme per la Roma che sta suonando sempre in maniera più intensa. Perdere ci può stare, il calcio è uno sport, si vince e appunto si perde. Però come ho detto all'inizio della partita, una grande squadra deve saper rispondere alle aspettative, deve saper reagire. Se questo non avviene vuol dire che veramente c'è un campanello d'allarme. E allora di cosa stiamo parlando? Quella con l'Empoli non è stata una sconfitta casuale. Ragazzi, noi abbiamo degli obiettivi, ma per raggiungerli dobbiamo prima sistemare questo tipo di atteggiamenti. La Roma sembra essersi adagiata nell'ultimo periodo, prende gol in maniera più ingenua e ne sbaglia altrettanti in maniera ingenua. E questo, ripeto, per gli obiettivi che abbiamo non è sicuramente positivo. Ricordo che un mio amico diceva sempre che la vita è una questione di centimetri. E così è il calcio, perché se molli di un solo centimetro non raggiungi il tuo obiettivo. Sono solo due sconfitte, sì, ma per far sì che questa frase abbia senso bisogna veramente reagire già dalla prossima partita. Non siamo all'inferno, signori, ma continuando così possiamo andarci. Quindi forza lupi, facciamo vedere chi siamo. Buonasera dallo Stadio Olimpico e bentrovati per questo ottavo di finale, gara d'andata dell'Europa League 2015-2016. Questo è il quadro degli ottavi, sfide che state vedendo, non ve le elenco tutte perché sono tante, ma noi chiaramente siamo interessati a una principale, che è la nostra, Roma contro Lokomotiv Mosca, gara importante, si parte questa volta in casa, a differenza dei sedicesimi dove avevamo giocato prima in trasferta, ponendo una seria ipoteca sul discorso qualificazione, ottenendo un pari decisivo per 1-1. Ma comunque vogliamo dimostrare di essere più forti, quindi i calcoli li lasciamo a chi di dovere, ai critici. Dentro Busufail, però è largo per Kasev che la va a mettere dentro ancora per l'inserimento. La grande risposta di Szczęsny, l'approccio è negativo, però bisogna reagire perché non va bene continuare a partire in questo modo. Ci sarà un motivo se poi perdiamo, no? Questo deve entrare nella testa dei giocatori. E quindi Higuain, un altro che ha segnato, sì, due gol facili però per il suo calibro, due gol che sono serviti a poco tra l'altro, non decisivi. Sta partendo a destra Fekir, servito puntualmente dal Pipita, occhio che sta partendo anche Nainggolan, pallone buono per il ninja che mette giù, poi la gira, almeno prova a girarla per De Rossi, ha capito tutto però la difesa della Lokomotiv che è riuscita a chiudere e adesso stanno ripartendo in contropiede con la corsa di Kasev, è veloce anche Wallace, se la cava comunque il numero 3 che qui la tiene, però va a mettere dentro Dorosivis, male, Manolas in maniera decisiva allontana. Ma un brivido per la Roma. Vuole uscire la Roma ancora con Jaco Falche, che poi premia il movimento di Nainggolan. Pjanic, attenzione che di qua sono scoperti. Allora Fekir ha la palla gol per passare in vantaggio. Prova col sinistro a giro, Guilherm. Arriva Higuain che tiene in campo il pallone. Ancora Higuain, a rimorchio, non c'è nessuno. Roma che sciupa ancora una volta una palla gol. Questa era però abbastanza facile almeno a vederla per Fekir. Esiste ancora la squadra giallorossa con Falche che cerca Higuain. Si viene a prendere il pallone, ma era fuori gioco di niente. Facile punizione per i nostri avversari con Pejsinov in verticale, Manolas ha regolato la Roma con De Rossi, appoggio per Pjanic,
Adesso dobbiamo portare avanti questa palla. De Rossi finta il sinistro, vuole rientrare sul destro, lo fa male però. Anche complice il terreno, ma attenzione all'autogol! E la Roma passa in vantaggio! Un regalo clamoroso della difesa della Lokomotiv Mosca, in particolare del portiere Guilherme. Roma 1, Lokomotiv Mosca 0. Ragazzi, è successo un qualcosa di incredibile, non ci posso credere. Alla mezz'ora precisa hanno fatto un qualcosa di brutto brutto davvero. In Europa League agli ottavi di finale succede anche questo. Roma in vantaggio, e questo è un gol, ragazzi, importantissimo. Finisce il primo tempo, la Roma in vantaggio grazie a un'autorete clamorosa, clamorosa veramente. Wallace cerca lo spazio di cross verso Higuain, che comunque mette in difficoltà Pejkovic. Finalmente almeno si è fatto sentire lì davanti. Ora Pjanic, il calcio d'angolo battuto alto sul secondo palo, Fekir la rimette in mezzo, occhio a Falke che mette giù e calcia in porta. È certo che si sono fatti un autogol pazzesco, ma questo è un salvataggio ancora più clamoroso. Diego Falke ha calciato a botta sicura, ma attenzione qui a Nainggolan che è solissimo. Pjanic se ne è accorto, lo vede, lo serve, Nainggolan e ancora Denisov. Ma comunque può insistere con Higuain, che tiene questo pallone. Sta partendo Herrera dentro, servito, attenzione Herrera che si fa vedere, è passato Herrera in rigore, deve provare a calciare, non ci credo, che occasione. Si è per un attimo fermato, non so, ha esitato, è stato decisivo proprio perché è tutto questione di centimetri. Lui ha mollato troppo presto e attenzione perché questi centimetri tengono al di là Boursouffa, e quindi fuori gioco, calcio di punizione per la Roma. Servito, sta andando dentro ancora Herrera, il coniglio vede lo serve, Herrera può pensare, anzi è Pjanic sul fondo. Si è visto che era Miralem, da come ha stoppato il pallone, che si inserisce molto spesso dalle retrovie, è molto spesso pericoloso per questo movimento che fa. Ora Herrera tiene il pallone, ancora Ander Herrera, vuole anche portarsela secondo me in zona tiro, ci avrebbe lo spazio, prova con il destro! Ander Herrera, eccolo qui, dalla panchina, il primo gol con la maglia della Roma, gol importantissimo di Ander Herrera, che qui l'ha cercato, l'ha voluto, lo spazio per la conclusione, e poi l'ha messa all'angolino, non può farci assolutamente nulla, questa volta incolpevole il portiere che prima se l'è fatto da solo. Ma comunque Roma 2, Lokomotiv Mosca 0, e questo, ragazzi, non è decisivo sicuramente, ma sicuramente è fondamentale. Attenzione a Falke, intanto Higuain cerca il pallone, Falke non riesce a trovarlo. Questo è un gol fondamentale, ragazzi, ha scelto la partita giusta per farlo il nostro centrocampista. Pensare anche al tiro, Denisov preferisce cercare un compagno, Manolas chiude come un muro, Manolas, poi Fekir la deve girare, finisce qui, la Roma trionfa 2-0 in casa. Vittoria fondamentale, quella contro la Lokomotiv Mosca, vittoria che sicuramente ci fa stare più tranquilli per la gara di ritorno. Non dobbiamo assolutamente perdere, anche perdendo non dobbiamo farlo con due o più gol di scarto, perché altrimenti potrebbe finire male. Inoltre sarà importantissimo segnare al ritorno, perché loro non l'hanno fatto oggi e quindi già con un gol dovrebbero vincere 4-1, ma comunque i calcoli rimandiamo al prossimo episodio. La domanda che mi pongo adesso è, che vi pongo: la Roma è tornata dopo queste uscite un po' particolari e questa vittoria? Non è la partita giusta per rispondere sicuramente. Comunque allora, hanno pareggiato sia il Napoli che la Lazio 1-1 entrambe, quindi partite fotocopie, anche perché entrambe alla pausa erano sul punteggio di 1-0 in svantaggio. Allora, per vedere se la Roma è tornata veramente, per verificarlo, bisognerà attendere la trasferta di Udine. È chiaro che adesso un motivo o un altro, la voglia di rivalsa, la voglia di tornare a vincere c'era stasera in questa partita decisiva, comunque molto importante, è arrivata la vittoria. Adesso bisognerà vedere nella prova, vera prova di maturità, cosa succederà. E infatti si giocherà Udine nel prossimo turno, con l'Udinese sesto in classifica. Vediamo un po' se la regia ci assiste per questa classifica, eccola qui. La Roma è al comando, solo a 3 punti dalla Juve. L'Udinese è a 48 ed è a 11 punti dal primo posto. Ma comunque, non guardando i punti, perché abbiamo perso anche con la Fiorentina, che dal primo posto neanche l'ha visto dall'inizio del campionato, noi crediamo nella possibilità di passare il turno. Crediamo che la Roma possa tornare ad essere la Roma che abbiamo visto nelle prime 25 partite, escludendo appunto le ultime 3. Ma comunque, finisce questo episodio, signori, vi invito ad arrivare a tantissimi like per questa vittoria fondamentale. Ha segnato Herrera e quindi i like devono essere almeno 1000. Beh, scherzi a parte, ragazzi, è stato un episodio veramente importante, perché intanto ci ha fatto capire che non è nulla, non è finito nulla, dobbiamo restare concentrati al massimo. Poi purtroppo, beh, non dipende sempre da noi quando perdiamo, perché va anche detto che spesso siamo sfortunati, ma non dobbiamo attaccarci a questo. Io comunque vi ricordo che domani uscirà un video fondamentale che invito a seguire. In descrizione trovate anche, oltre ai vari social, il video che è uscito ieri. Quindi da qui è tutto, se siete nuovi vi invito ad iscrivervi qui sotto al canale. Noi ci becchiamo con i prossimi video. Bella, regà! Cerca spazio ancora,
Questo Palermo rientrato tutto nella sua area di rigore. Palla limite per Fekir, che passa in qualche modo. Fekir ha buttato giù la porta. Ma com'è andato via?